Ministro, io ringrazio per le risposte, non ho particolari rilievi da fare, ma in realtà mi premeva approfittare di questa occasione per avere delle risposte da lei su un fatto piuttosto grave che è proprio recente di questi giorni e di cui ovviamente secondo me ci dovranno dare delle risposte, spero in questa sede, ma anche eventualmente in Parlamento. Il 22 gennaio c'è stato un maxi blitz in cui sono state arrestate 90 persone per cercare di attaccare e di sgominare quindi il clan facente capo a Edoardo Contini. Da questi arresti sono stati ovviamente, è venuto fuori che sono stati arrestati anche i fratelli Righi e sono stati ovviamente sequestrati bar, ristoranti, 23 locali nel centro di Roma, volevano ottenere la certificazione internazionale del marchio Pizza Ciro per produrre pizze surgelate a Shanghai, quindi insomma c'era un grosso giro di riciclaggio di denaro di dimensioni anche sovranazionali. Perché faccio riferimento a questi arresti? Perché dall'ordinanza del GIP si evince chiaramente che i rapporti dei fratelli Righi erano ovviamente dei rapporti molto importanti con un personaggio che risulta lavorare all'interno del Ministero dell'Interno, Francesco Sperti. Io le chiedo conto di Sperti perché dal sito del Ministero, da quando questa denuncia, insomma, è uscita sui giornali e si è capito quali sono i rapporti tra Sperti e Fratelli Righi, anche se ancora ovviamente siamo in fase di indagini, però un'intercettazione c'è e delle notizie chiare ci sono. Ecco, nel momento in cui si è scoperto che Sperti è il capo ufficio stampa dei servizi informatici automatizzati del Ministero degli Interni, risulta che uno dei suoi ruoli più importanti è attuare le direttive del Centro Nazionale per l'Informatica nelle Pubbliche Amministrazioni, quindi noi abbiamo dentro il Ministero una persona che ha rapporti con dei fratelli collegati al camorrista Contini. Ecco, nel momento in cui questa cosa è venuta fuori, dal sito del Ministero riguardante Sperti e quindi è stata cancellata la notte successiva e oltre voglio dire noi facciamo della lotta alla criminalità organizzata diciamo un impegno preciso con questo governo, facciamo proprio in questi giorni insomma un decreto sulla terra dei fuochi e sull'Ilva, insomma gridiamo allo scandalo e poi ci ritroviamo un funzionario del Ministero che chissà che cosa fa in questi anni, io non so quanto lavora per il Ministero e quindi vorrei capire, uno, se siete al corrente di questa situazione, quanti intendete prendere, se ovviamente ci può anche relazionare che il problema non è solo il futuro, ma io penso al passato, quest'uomo se ha rapporti decennali con i fratelli Righi, ma da quando un servizio come questo all'interno del Ministero. Chi ha potuto tirare fuori? Sono cose gravissime, quindi, come ho detto, ne approfitto della situazione perché vorrei delle risposte da parte sua il prima possibile. Quanto riguarda l'onorevole Sarti, Sperti è un funzionario che credo abbia vinto più di 20 anni fa il concorso quando io ero all'università e lei era alle scuole elementari e quindi diciamo, non è facile risalire a tutti i benefici o danni che egli può aver prodotto al Ministero dell'Interno. Noi abbiamo chiesto ovviamente, innanzitutto non ha incarichi specifici né ricopre funzioni commissariali, abbiamo chiesto notizie alla Procura e ci regoleremo di conseguenza anche sul piano disciplinare e comunque è chiaro che gli occhi sono molto aperti e vigili sul caso e sulla situazione.
Sì. La mia domanda è che la pagina questa, del Ministero è stata rimossa e lui ha degli incarichi... Non avendo, diciamo, io la gestione... No, certo, però la informavo allora anche di questo, se non ne sa nulla. Farà parte delle risposte scritte che si daranno nel momento in cui saranno fatte le verifiche. Perfetto.